Io voglio parlare con te, omosessuale LGBT, che sai che questa non è la tua vera identità, che sai che questa è un'etichetta che il diavolo ti ha cucito addosso. 3 anni fa il signore mi ha parlato e mi ha fatto capire che ero sotto inganno. Dicevo, io sono omosessuale, io a me piacciono gli uomini. La risposta era sempre una sola, cioè suo figlio è omosessuale. Il diavolo ha voluto colpire la mia vita perché lui mi odiava, perché lui è invidioso, perché a differenza sua io sono figlio di Dio. Tu non sei omosessuale. Gesù Cristo vuole aprire i tuoi occhi, vuole liberarti da queste false identità. Beh, allora, come dire, in pratica il tema della puntata sarebbe ex gay, Gesù ti può liberare dall'omosessualità. Sì. Bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale esploro i meandri più bui del web per portare alla luce i fenomeni più oscuri. Come al solito, vi invito, se vi piace la serie, ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, condividere il video, parlarne con il vostro panettiere, bla bla bla. Nella puntata di oggi parliamo delle terapie riparative o terapie di conversione, degli approcci pseudoterapeutici volti a trasformare l'identità di genere o l'orientamento sessuale di un individuo omosessuale, magicamente trasformandolo in eterosessuale. Corsi che, a differenza della famigerata lobby LGBT che vorrebbe trasformare i nostri bambini in gender, beh, esistono davvero questi. Tentativi più o meno goffi di raddrizzare la sessualità delle persone esistono da moltissimo tempo, ma è dagli anni 80 che si inizia a parlare di riparazione con gli studi di Elizabeth Moberly, una psicologa e teologa inglese che, nel testo Homosexuality: A New Christian Ethic, individuò alcune presunte cause dell'omosessualità maschile, suggerendo anche alcune cure. Ctrl-C, Ctrl-V per le femmine. Chi se ne? Le terapie riparative hanno però raggiunto il grande pubblico grazie, si fa per dire, agli studi di Charles Socarides, ma soprattutto Joseph Nicolosi, fondatore del NART, l'Associazione Nazionale per la Ricerca e la Terapia dell'Omosessualità. L'idea alla base delle terapie di conversione sta nel fatto che, secondo questi teorici, l'omosessualità derivi da un rapporto genitore-figlio carente. Poi ognuno ci mette il suo. Ad esempio, una figura che troviamo spesso nelle terapie di conversione è Satana, perché ricordiamocelo bene, con l'omosessualità Satana fa doppietta. 1. Trascina tante persone all'inferno. 2. Impedisce la nascita di nuove creature, programma di riduzione della popolazione, perché lui odia l'essere umano. Per cui, se è Satana a metterci lo zampino, chi meglio di Gesù Cristo per salvarci? Cristo Gesù solo ti ha amato così tanto da dare la sua vita per te. Lui ha svergognato il diavolo sul legno della croce. Credi in lui, pentiti e sarai salvato. Dunque, nel mondo, almeno nel mondo evoluto, le terapie di conversione stanno venendo pian piano vietate, poiché da un lato non esistono studi che dimostrano la loro efficacia e dall'altro vi sono evidenze di danni fisici e psicologici di chi vi è stato sottoposto. Gli psicologi e psichiatri di tutto il mondo sono già intervenuti diverse volte, parentesi, vi lascio il link in descrizione, affermando come l'omosessualità non sia una malattia da curare, anche perché altrimenti, conoscendo noi italiani, ci dichiareremmo subito tutti gay per stare a casa dal lavoro e dalla scuola. Nonostante ciò, in Italia vige ancora un vuoto legislativo, poiché, e allora le priorità sono altre, i migranti, i comunisti, Dio, patria, famiglia! Ho subito una metamorfosi in corso. Comunque, fatto sta che il 10% degli LGBT italiani pare che abbia subito una terapia riparativa nel corso della propria vita, che sono tanti, sono tantissimi. Sono più dei panettonisti convinti e costretti a mangiarsi il pandoro a Natale perché ci sono dei parenti a cui fa schifo l'uvetta. Raga, il pandoro fa cagare. La domanda che si fanno tutti sui gruppi in cui si parla di terapie di conversione è questa: si può essere gay e cristiani? E qua l'opinione pubblica si spacca. No, la Chiesa li ha sempre cacciati. Dio dice niente omosessuali. Non si è gay e cristiani, siamo solo cristiani. Omosessualità è inganno di Satana. Fai tu. Fai tu. Minchia che babbo questo. Certo, e si può fare sesso e goderne.
Non saprei rispondere, ma faccio un paragone. L'alcolista beve tutta la vita, non smette così, anche l'omosessuale. Ma scusa, Dio li ha fatti così, come ci sono down, autisti, eccetera. Ma sì, dai, non è colpa loro se sono serial killer, minorati, autisti, vroom! C'è chi prova a conciliare. Bah, io ho in mente la prima coppia gay cattolica sposata a Torino. Erano conviventi da più di 40 anni e sono andati in viaggio di nozze a Lourdes. Poi, poco dopo, uno dei due è morto e giustamente gli hanno fatto un bel funerale in parrocchia. Il vescovo ha addirittura mandato a predicare l'incaricato diocesano per la pastorale LGBT. Certo, non sempre ottenendo gli effetti desiderati. Mamma mia, il peccato come si sta dilagando a macchia d'olio! Avevo sentito anch'io che nella chiesa cattoromana c'è una parte distaccata tutta facente parte del LGBT. Non sono sicuro intendesse esattamente questo, col suo post. C'è poi chi ci piazza la clausola. È Dio che vuole che tutte le persone siano salvati. Basta che devono comportarsi da uomo e non vestirsi da donna. Il kilt va bene? I capelli posso pettinarmeli o divento gay? C'è chi propone la versione splatter? No, assolutamente no. Per definirsi cristiano deve essere lavato dal sangue di Gesù Cristo, l'unico che può distruggere ogni peccato. Comunque, una cosa è certa. Sono discussioni fin troppo dure per le povere anime delicate degli iscritti a questi gruppi. Stai dicendo enormi bugie! L'omosessualità è una scelta! Gruppo troppo infestato di demoni. Vi saluto. Un'altra vittima del gender. Comunque, il succo della discussione è che essere gay è sbagliato. I gay sono cattivi. Gli intoccabili gay e le loro lobby possono offenderci. I gay possono offendere e invadere i nostri figli con l'ideologia gender. Offendere gli ex gay e i cristiani di tutto il mondo mentre loro vogliono essere gli intoccabili sempre nel nome dell'amore. Ditemi se questo non è abuso di potere. Corinzi 6:9-11. Né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio. Sono innaturali. Dio ci ha fatto uomo e donna per la procreazione. Tutte le variabili sono alterazioni o malattie fisiologiche, alterazioni ormonali o psicologiche che il Signore può curare o aiutare a vincere. Tantissimi nati di nuovo in Cristo hanno vinto la tentazione dell'unirsi a persone dello stesso sesso e hanno trovato marito o moglie per grazia di Dio. E guarire è possibile! Simon Levey ha detto che si nasce gay, il re Davide ha detto che si nasce nel peccato, Gesù ha detto che per essere salvati bisogna nascere di nuovo. Tutto torna! Ex gay è possibile per mezzo del sangue di Gesù Cristo e della rigenerazione dello Spirito Santo. Beh, ma è matematico! D'altronde, il web pullula di blog dedicati alle terapie di riparazione, di collage di fotografie, prima, dopo, che manco Pimp My Ride su MTV con XZBeat nei primi anni 2000. E quindi ecco che quando un argomento comincia a circolare, ecco che nascono anche le prime personalità dedicate che in quell'argomento ci sguazzano, che sia per tornaconto personale o per missione divina. Il primo personaggio di cui facciamo la conoscenza oggi è Nausicaa della Valle, una giornalista televisiva ed ex lesbica, figlia e serva di Dio, una mistica che ormai da diverso tempo è totalmente devota a Cristo, tanto da dedicare la sua opera alla testimonianza degli ex gay convertiti in una trasmissione indipendente dedicata. Ma sento di non essere abbastanza potente al cospetto di cotanto misticismo, sento di dover invocare una figura più preparata per aiutarmi ad analizzare tale figura. Ecco quindi Padre Kane, io ti invoco direttamente dal sesto cerchio dell'inferno. Dio. Un essere onnipotente e onnisciente che crea l'umanità a sua immagine e somiglianza. Ed è tutto contento della sua creazione fino a quando non appare lui, Satana, a rompergli il gioco. Si capisce poi se Dio effettivamente si arrabbi perché il suo arcinemico iscritto all'arcigay gli perverte la creazione o semplicemente perché Satana, soltanto esistendo, sfanculizzi il concetto di onnipotente e onnisciente. Tra i superpoteri di Satana, oltre il possedere le persone appartenenti alle fasce più disagiate e illitterate della popolazione, c'è il gayizzatore. Può succedere ad esempio se sei un individuo maschio o eterosessuale che Satana possa avvicinarsi al tuo orecchio mentre dormi, sussurrandoti: «Te piace il cazzo, te piace il cazzo, te piace il cazzo!» E come per magia, da quel momento in poi, sarai gay! Cambiando formula, questo può succedere anche alle donne, come racconta la stessa Nausicaa. Lei credeva di essere omosessuale, ma per fortuna Dio ha poi sistemato le cose. Sono stata tutta la vita un omosessuale.
E 3 anni fa il Signore mi ha parlato e mi ha fatto capire che ero sotto inganno, che in realtà lui non aveva creato mai, non ha creato l'omosessuale, ma ha creato l'uomo e la donna, che quindi è un inganno purtroppo di Satana. Io personalmente adesso ho 48 anni, ma fino a 44 anni ho sempre pensato di esserci nata, quindi comprendo tutti gli omosessuali. Scusa, ma perché hai aspettato 44 anni per Dio? Mi piaceva guardare. È giusto, è giusto. Attenzione però perché il caso di Nausicaa. Scusate, ma come hai fatto a convertirla? Cioè, qui... Ho capito, ho capito, ho capito, lascia stare. Dicevamo, il caso di Nausicaa non è solo un caso di conversione, perché lei è stata appunto visitata da Dio in persona. C'era proprio Dio con la Bibbia in mano che gli indicava tutti i passi in cui si dichiara che l'omosessualità è abominio ai suoi occhi. Ma dato che continuano a raccontarci che Dio è amore, probabilmente si è scordato di elencargli i passi in cui si dichiara che gli omosessuali devono essere messi a morte. So dettagli. Così la nostra eroina non più lesbica accetta una missione nel cuore: convertire e mostrare a tutti che lei è l'eletta. In varie interviste Nausicaa ha spiegato che cos'è l'omosessualità. È un disagio più che altro, è un bisogno d'affetto, d'amore, una carenza d'amore col genitore, soprattutto dello stesso sesso. La donna verso la mamma e il maschio verso il papà. Queste dichiarazioni vengono infatti confermate dalle statistiche che vedono la maggior parte degli orfani omosessuali. No? Bisessuali? Niente? E quindi che so? Cazzate! Ciao, sono Nausicaa della Valle. Quello che ti sto per far vedere è qualcosa che non trovi ovunque. Non è convenzionale, va controcorrente e va in contrasto con quello che è di moda oggi. Sicuramente ci vuole coraggio per dire quello che oggi è scomodo e che non vogliono farci dire. Sempre lì siamo, il campo delle infinite possibilità e il business più remunerativo. Il lavoro tipico del ciarlatano, imprenditore di se stesso, prevede un iter molto specifico. Solitamente si parla di eletti, risvegliati, ricercatori indipendenti, scopritori di verità che i poteri forti non vogliono siano divulgate. Poi loro le divulgano e i poteri forti zitti. E io mi chiedo, ma come fanno questi a governare il mondo in segreto quando basta aprire un link su Facebook per sgamarli? Saranno pure forti come poteri, ma mantenere i segreti? Ovviamente la missione del ciarlatano imprenditore di se stesso è divulgare la propria verità al prossimo. Ma quando tutto questo viene infagottato nel packaging della religione, si raggiungono vette di epicità incredibili. Nausicaa ingannata da Satana e poi salvata da Dio in persona. Pensate siano solo sue parole? Solo un'interpretazione che dà alla sua esperienza personale? Sciocchi! Ci sono in ballo poteri inimmaginabili. Perché a Nausicaa, da quando gli piace il cazzo, può fare addirittura i miracoli. Ma era ancora zoppa, cioè che miracolo è, ce l'ho visto, Ma zoppicava. vedrai che con un po' di fisioterapia. Ma che miracolo è, come gli hai sbloccata la mandibola? No, dai, leva sto coso, sempre sto coso di fuori. Linea grossa, grazie Ti per... piace il cazzo, ti 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 piace il No! cazzo. Grazie Padre Kane per il tuo intervento divino. Iscrivetevi al suo canale, seguitelo, trovate tutti i link in descrizione come al solito. Comunque, tornando a noi, Nausicaa della Valle non è l'unico personaggio di cui facciamo la conoscenza oggi. Il prossimo che vi presento è Luca di Tolve, il famoso Luca era gay della canzone di Povia. Caramba, che sorpresa! Provavo delle pulsioni romantiche e sessuali verso il mio compagno di banco. Mia mamma mi ha portato dagli psicologi e alla faccia della neutralità tutti gli psicologi dicevano: no, signora, suo figlio è omosessuale e casomai il problema ce l'ha lei e deve accettare che suo figlio è omosessuale. Un giorno, in una mia festa di compleanno, uno studente universitario lascia degli appunti di questo famoso psicologo, psicoterapeuta americano.
Quindi capisco che l'omosessualità è una ferita. Assieme alla moglie, Luca, nel corso degli anni, ha messo su un vero e proprio business basato sulle terapie di conversione e sulla vendita di corsi ispirati alla dottrina di Nicolosi, in cui pare che per la modica cifra di 185 euro, non rimborsabili ed escludendo l'eventuale inflazione degli ultimi anni, si abbia la possibilità di tornare eterosessuali. Il cosiddetto metodo Luca è ispirato da numerosi riferimenti, tra cui l'associazione Pro Vita e Famiglia, la Brothers Road, un'associazione americana di ex omosessuali, i Puri di Cuore, un'associazione contro la masturbazione, ancora Costanza Meriano, autrice di libri quali Obbedire è meglio, Sposala e muori per lei, e perché no, il best seller Sposati e sii sottomessa, pratica estrema per donne senza paura, il meglio del meglio del progressismo. Comunque, naturalmente, non poteva mancare una onlus dedicata e fondata da lui, il gruppo LOT, per raccogliere il 5 per 1000. Comunque non pensate male, sul sito non è riportata, quindi sicuramente non c'entra nulla con la terapia di conversione. Meno pacato e cauto di Luca è Alessio Lizio, fondatore di Amore Puro Gesù e Ministero XLGBT, ora ribrandizzate in un più polite Rinati. Zi, cambia almeno l'URL se non vuoi farti beccare. Alessio alterna una fervente attività online ad interviste presso le reti private cristiane, portando numerose testimonianze ed una politica decisamente rigida. Gesù ti può liberare dall'omosessualità. Gesù ti può liberare dal disturbo dell'identità di genere. Quindi prima che puoi, mettiti con la faccia a terra e chiedi perdono a Dio per tutte le abominazioni che hai commesso. Chiedi perdono a Dio per l'omosessualità. Satana ha tanti modi per ridurre la popolazione, per uccidere l'uomo. Lo fa attraverso la malattia, lo fa attraverso l'inquinamento, lo fa attraverso l'aborto e lo fa attraverso l'omosessualità. In ultima battuta, ve lo ricordate, Alessandro? Quello lì, quello famoso pazzo per Gesù? Ebbene, il suo intervento arriva direttamente dalla comunità di Parola di Grazia, la chiesa evangelica più grande d'Italia, con migliaia di fedeli in tutto il paese e luoghi di culto in 37 città, di cui due all'estero. Anche qui le modalità per far soldi non mancano, a partire dalla famosa decima, ovvero la donazione volontaria del 10% del proprio stipendio, alle donazioni direttamente su conto corrente, agli eventi e alla vendita di libri e CD. Qua non c'è evidenza che si tengano corsi di conversione, attenzione, ma quello che mi ha colpito è l'estrema attenzione all'indottrinamento dei bambini fin dalla più tenera età. Si parte già a 3 anni. Parola di Grazia Kids si rivolge alla futura generazione, a tutti i bambini che si trovano nella fascia d'età che va dai 3 ai 12 anni. Da PDG Kids proverranno i nuovi credenti della Chiesa, ecco perché avvertiamo un forte desiderio che i bambini imparino sin da piccolissimi a dipendere da Dio, ad ascoltare la sua voce, a ricevere direttive per la loro vita quotidiana, a sperimentare un cristianesimo concreto e solido, che faccia impatto prima in famiglia e poi anche fuori, a scuola e ovunque vadano, che imparino ad avere uno stile di vita sano e consacrato. Le funzioni di Parola di Grazia sono molto teatrali e offrono tantissimi spunti interessanti. Tu ci credi che Gesù ti ha guarito ora? Amen. Alzate le mani e Dio gli deve rifare la cartilagine nuova. E questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate, lasciate un mi piace, condividete, grazie a Padre Kane per i suoi spunti santi, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!